Bella a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon Soul Silver. Sono sempre io il vostro Togliti dalle palle, coglione! Bella a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon Soul Silver. Sono sempre io il vostro DepokeDark97 e non so chi era quello di poco fa. Però so soltanto una cosa: ci troviamo nella palestra di Blaine. Oh yeah! Quindi, in questo nuovo episodio, cosa ci toccherà fare? Battere appunto lui il capopalestra. Chi l'avrebbe mai detto, cazzo? Comunque, come vedete, sta lì, guardate quanto è figo lui. Ci tocca passare da questa parte o no? Oddio. Vediamo un attimo com'è strutturata sta palestra. È strana, eh? Parecchio. Il camice è la vita per un ricercatore. Persino in un tugurio come questo, il bucato è sacro. Ah. Yoshir scienziato mette in campo Arcanine. Usiamo scarica? Sì. Comunque non ho allenato i Pokémon, sono un cazzone, lo so. Perché ho cliccato 3000 volte sulla borsa? Fulmin denti, eh? Statico ti paralizza. Oh yeah, bitch. Via Arcanine. Abbiamo avuto la meglio contro Yoshir, scienziato. Adesso cosa farai? Con questo camice addosso ho come l'impressione di essere inspiegabilmente più intelligente. Grazie. Ma adesso dovremo andare. Allora, non da questa parte perché, come vedete, se noi battiamo ipoteticamente questo tizio, questo scienziato, dovrebbe farsi indietro. Per poi passare dall'altro e farsi indietro anche quello, quindi ci bloccherebbe l'entrata da Blaine, infatti. Allora io non lo so, non lo so. Non so se posso andare così. Vabbè, dai, proviamo. Proviamo con lui. Matt scienziato. Vai con Ninetales. Comunque ragazzi, in questo episodio abbiamo. Cosa abbiamo da fare oggi? Ah, niente, dovremo esplorare. Prima di tutto battere Blaine, esplorare un pochino l'isola Cannella, dato che comunque non abbiamo avuto occasione di farlo. E dopodiché ritornare a Smeraldopoli perché ci aspetta Blu. Ok, scansati, ti prego. Fantastico, lo sapevo. E quindi da dove dovrei passare? Quindi da questa parte. Oh no, un secondo, qui ci sta una tecnica tutta sua. Ah, ok, perfetto, ho capito. Dipende, diciamo, il modo in cui si parla con gli scienziati, loro si scanseranno a modo, insomma. Ok, sempre scarica. Codacciaio, ehi là, Torkoal. Adesso siamo una bella ricarica totale. Dai, ultimo scarica. Via Torkoal. Livello 59 Ampharos. Vorrebbe imparare Gemma Forza. E beh, Gemma Forza è una mossa, un'ottima mossa, eh. Ciocco d'acciaio. Non lo so. Volendo non vorrei togliere schermo luce, perché schermo luce mi serve. Mi serve. Eh sì che mi serve. Non lo so. Scelta abbastanza ardua. Vabbè, dai, fa niente. Ok, si scanserà a modo lui, quindi un attimo curiamo quel pisellone di Ampharos. Yeah. Ricarica tot. Vai Ampharos, curati tutto. Adesso chi mettiamo come primo Pokémon? Mettiamo Pupitar.
Vai. Ho perso la palestra, ma non mi arrendo. Quando... Sì, vabbè, quanta tenacia, non so da meno... Non sono da meno di Blaine. No, cazzo, l'ho sfidato in quel modo, porca puttana! Non dovevo. Non dovevo. Vabbè, usiamo Frana. Ho sbagliato io, errore mio. Vabbè, credo di... farlo scansare. Riscendendo un'altra volta la scala e risalire. No, no, resisti, bravo. Ok, via Magmar. Tac, scienziato. Ecco, vedete, mi ha bloccato. Oppure no, aspettate un attimo. C'è quest'altro che se ci parlo si scansa da quella parte. Quindi vabbè. Mettiamo come primo Pokémon, mettiamo Stario. Bene, bene, bene. Parliamoci. Stavo proprio raccogliendo dati sulle lotte fra Pokémon. Desidererei la tua collaborazione. Va bene. Namel. Usiamo Surf. Boom, via Namel. Livello 40, Stario. Ok, togliti. No! Quindi ti ci metti pure tu. No, fatemi capire. Il che vuol dire che devo sfidarli tutti... tutti quanti? No, ok. Dovevo esattamente ritornare... Questa palestra è una confusione! Oh, ma cargo! No, davvero è un casino sta palestra. Vabbè. Ho capito adesso. Via Maccargo. Ok. Adesso dovrebbe... Ecco, appunto. Dovevo fare praticamente un giro di tutta la palestra. Che inganno meraviglioso. Blaine, accideroli. La mia palestra nell'isola Cannella è bruciata a causa del vulcano. Ma ci vuole ben altro per scoraggiarmi. Guardati intorno, come vedi ho bonificato la grotta e svolgo qui la mia attività di capopalestra. Se sarai in grado di battermi ti cederò la medaglia della mia palestra. Non perdiamo altro tempo. Yay! Parte la sfida contro Blaine, capopalestra. Possiede tre Pokémon, tra cui il primo è Maccargo. Maccargo? Hello Maccargo? Vai, usiamo Surf. Via! Ok. Primo Pokémon di Blaine KO. Prossima scelta è Magmar, continuiamo. Usiamo cascata. No, tuono pugno, no! Aia. Era anche molto più veloce. Boh, comunque sia. Vai con Ampharos. Scarica. Scarica! Ok. Magmar resiste. Continuiamo con scarica. Però attacca prima lui con stordiraggio e confuso. Si colpisce da solo. Bravo Ampharos. Tuono pugno, ti prego. No, vampata no. Aia. Aia, che male! Mio Dio. No. Ok, tuono pugno. Ok, corpo di fuoco ci scotta. Tutto ciò è molto bello. Quando praticamente eravamo ancora in campo, ci scotta e andiamo KO. Sì, sì. Comunque, l'ultimo Pokémon di Blaine è Rapidash. Dovrebbe essere il suo asso nella manica. Che posso fare? Usiamo sdoppiatore. Boom. La luce solare è fortissima. Continuiamo con sdoppiatore. Dai. Usa rimbalzo. Sapete che vi dico? Usa una bella ricarica. Sto scherzando. No, un revitalizzante.
su Ampharos. Rimbalzo. Mo che facciamo? Usiamo una... Dove siete? Dove siete quando vi cerco? Terapia. Iperpozione. Dai, Ampharos. Ok, ricarica totale, c'era da aspettarselo. Quindi, indeboliamolo con uno sdoppiatore. Ma sì, ormai me lo fa fuori. Ok. Ampharos, vai. Scarica. Che palle, rimbalzo. Mi paralizza anche. E non riusciamo ad attaccare perché siamo paralizzati. No, ma dico io, bravo, eh. Schermo luce a sto punto. Dai. Mi proteggo un po'. Continua ad usare rimbalzo, io che cazzo devo fare? Mi sto incazzando. Rimbalzo. Oh, mo sei paralizzato te. Scarica. Ricarica totale di Blaine. Ti spacco tutto, ti giuro. Dai, no, fuoco carica no. No, 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 fuoco carica no. Ok. Sto odiando la paralisi. Un attimo, eh. Devo farlo. Ok. Ci stiamo mangiando tutto un intero episodio soltanto per questo capopalestra di merda. Scarica, ti prego. Lo sto odiando a morte. Oh, paralizzato. Ancora scarica. Vampata. Non potevi usare fuoco carica. Pezzo di merda. No, 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 dai. Che schifoso. Usiamo Pidgeot, va. Usiamo volo. Fuoco carica ma fallisce. Anche volo. Grande. Ok, fuoco carica dovrebbe darti il contraccolpo e andrai KO anche tu, Rapidash. Bravissimo. Grande. Ok, vinciamo su Blaine. Non ne potevo più, cazzo. Comunque. Ah, assurdo. Mi hai ridotto in cenere. Eccoti la medaglia Vulcano. Grazie. Quindi questa qui è la settima medaglia di Kanto. Ci consegnerà anche la MT50 che contiene Vampata. Sì. E niente ragazzi, ci manca soltanto l'ultima medaglia. L'ultima medaglia. Siamo proprio agli sgoccioli. Abbiamo finito Pokémon Soul Silver. Da non credere. In pochissime parti tra l'altro, eh. Usciamo. E niente. Andiamo a... Oddio, un team sotto sopra. Andiamo all'isola Cannella. Ci curiamo un attimo i Pokémon. Anche se penso che comunque non... No, un attimo. Da quella parte, se non erro, c'è ancora blu. Quindi teoricamente dovrebbe ritornare in palestra. Vediamo un attimo. Ok. Eccolo qui. Se hai davvero intenzione di sfidarmi, vieni alla palestra di Smeraldopoli. Vado avanti, ti aspetterò. Perfetto. Quindi bastava soltanto parlare con lui e farlo ritornare in palestra. Adesso noi non abbiamo scala roccia, quindi non possiamo salire. Io adesso non mi ricordo dove si trova scala roccia minimamente, quindi se sapete dove si trova magari me lo scrivete giù nei commenti. A parte tutto, ritorniamo a Smeraldopoli, perché nella prossima parte ci aspetterà proprio blu in palestra.
Non mi laggare, oh. Ok, un attimo. Da questa parte. Palestra di Smeraldopoli, capo. Il resto è illeggibile. Ancora illeggibile. Vuoi sfidare il capo palestra? No, sono qui soltanto per ammirare la struttura. Comunque ragazzi, io concludo qui questo episodio di Pokémon Soul Silver. Siamo praticamente a 15 minuti più o meno. E niente, noi ci si becca nella prossima parte, dove appunto sfideremo Blue nella palestra di Smeraldopoli. E dopo vedremo un pochino cosa fare, perché dopo Blue ci aspetta la Lega di Kanto. Abbiamo finito, cazzo! Niente, se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un mi piace e un commento per dirmi la vostra, magari un commento positivo, negativo, accetto di tutto. Quindi, dopo che Dark97 vi saluta, ci si becca nella prossima parte di Pokémon Soul Silver. Ciao a tutti!